Ragazzi, oggi andiamo a cucinare la fondue. Il tavolo è pronto. Andiamo a vedere insieme come si prepara una fondue svizzera. Eccolo qua, questa è la pentola che ci servirà. Si chiama Caclon. È una pentola specifica per la fondue. Questa qua è la fondue che andremo a cucinare questa sera. È una miscela della casa, della latteria che c'ho dietro casa, la latteria di Gimel, ognuno c'ha la sua ricetta, andiamo a scoprire come si fa. Allora ragazzi, accendiamo il fuoco, mettiamolo a fuoco medio, apriamo la nostra fondue, vediamo subito com'è fatta, poi ogni latteria c'è la propria. Aspetta che non si apre, ogni latteria, ogni formaggeria c'ha la propria miscela segreta con i propri formaggi, eccola qui. Apriamo, versiamo tutto dentro il pentolone, eccolo qui. E lo lasciamo cuocere a fuoco medio. Questo è già preparato, quindi è tutto già pronto, basta solo scaldarlo. Aspettiamo un po', eccola qua. Ragazzi, mentre la nostra fondue si scioglie, noi ci gustiamo una bella birra belga, la Chuff. Salute ragazzi. Ragazzi, guardate, si è iniziata a sciogliere. Mamma mia, oh. Allora, la nostra fondue è quasi pronta, andiamo a preparare tutto. Allora, tavola, allora, eccoci qua. Questi sono i pezzi di pane che si tagliano più o meno grossolanamente così e vanno intinti nel formaggio. Dopo vi faccio vedere come si fa, ma accendiamo subito il nostro apparecchio. Non lo so come lo vogliamo chiamare, questo praticamente li dobbiamo. È un liquido infiammabile, eccola qua, che ci lascia il formaggio sempre in cottura, che non si spegne mai, così il formaggio non si addensa ma rimane sempre cotto. Andiamo a vedere come si mangia. Allora ragazzi, prendiamo la forchetta, questa è solo per la fondue, mettiamo il pane e eccoci qua. Questo è il momento del miracolo, io lo chiamo. Giriamo, giriamo, il segreto della fondue è girare sempre perché sennò si brucia il fondo. E voilà, ragazzi, assaggiamolo insieme. Eccolo qua, ragazzi, assaggiamolo. Che spettacolo! A chi gli piace il formaggio è impossibile che non gli piaccia una cosa del genere. Certo. Ma più considerata all'inverno perché comunque formaggio fuso, caldo, però è qualcosa di incredibile. Poi soprattutto questa, che è quella della latteria dietro casa, è fantastica, ragazzi. Ragazzi, mentre ci gustiamo un'altra ottima birra e ci finiamo la nostra fondue, vi invito sempre a mettere mi piace alla pagina Il mio viaggio in Svizzera, continuatemi a seguire, vi farò scoprire molte 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 cose della Svizzera che ancora non conoscete. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta, la fondue è finita e non c'è nessuna fondue se non prendi la crosticina che fa sotto. Guardate che spettacolo, gustiamocela insieme. Mi raccomando, un abbraccio, al prossimo video.